In questo reparto di cure intensive i pazienti sono fra i più vulnerabili di tutti, sono i bebè prematuri. Per migliorare le terapie, questo ospedale di Milano sta testando un nuovo strumento destinato a ridurre i rischi di lesioni cerebrali. Il monitoraggio costante è necessario per questi neonati prematuri. I loro organi sono immaturi e i rischi di complicazione importanti, soprattutto per i nati con meno di 7 mesi di gravidanza. Si parla di molto pretermine. Annualmente in Europa i bebè così sono più di 25.000. Il rischio di lesioni cerebrali, problemi di sviluppo ed handicap aumenta se il bambino è molto pretermine. Quando un bambino è estremamente pretermine, il rischio di morte o di lesione cerebrale importante e disabilità risulta del 25%. Come neonatologi sappiamo trattare i problemi respiratori, ma fino ad oggi non abbiamo avuto i mezzi per proteggere il cervello. Quindi abbiamo bisogno di strumenti che ci aiutino a misurare il sufficiente afflusso di ossigeno al cervello, l'afflusso di sangue al cervello. Un prototipo è stato sviluppato nell'ambito di un progetto di ricerca europeo. I test vengono condotti in un ospedale di Copenaghen e a Milano. Inizialmente lo strumento è stato testato sui bambini nati a termine. Questa tecnologia molto sofisticata in realtà consiste in una luce che esce da questi emettitori e questa sonda viene semplicemente appoggiata alla testa del neonato. Viene messa questa piccola protezione per gli occhi, anche se lo strumento è programmato in assoluta sicurezza per il neonato. La tecnologia ottica consente misurazioni precise in tempo reale del livello di ossigeno e il flusso di sangue che raggiunge il cervello. Questo metodo non invasivo è essenziale per gli operatori sanitari. L'ingresso in terapia intensiva neonatale è estremamente stressante per il genitore. L'obiettivo è quello di trovare un bilancio tra quello che è effettiva la tecnologia che può cambiare la prognosi di questi bambini e non arrecare disturbo ai bambini stessi. 9 fra università e ospedali in tutta Europa hanno collaborato allo sviluppo del prototipo. Il coordinatore del progetto opera presso il Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano. Qui i ricercatori stanno esplorando tecnologie ottiche innovative, anche a scopi medici. Quello che facciamo qui viene applicato alla testa dei bambini? Sì, una fibra illumina e una seconda fibra raccoglie la luce, perché la luce rossa e infrarossa è perfettamente trasparente ai tessuti. Questa tecnica si complementa con la tecnica di risonanza magnetica, in quanto fornisce in qualche modo le stesse indicazioni, ma con una tecnologia molto più compatta, molto più, come dire, meno costosa, che può essere trasportata vicino alla culla del bambino o al letto del paziente. La speranza del progetto è quella di aver iniziato un cammino che ci porterà nel giro di 3-5 anni ad avere questa strumentazione sul mercato e quindi di poter fornire per neonatologi e nei vari ospedali in Europa ma anche nel mondo uno strumento in grado di monitorare in maniera precisa lo stato di salute dei bambini prematuri. I risultati di questa sperimentazione clinica si avranno in pochi mesi. Ricercatori, medici e genitori si sono uniti per portare a buon fine il progetto e garantire ogni chance anche a chi nasce troppo presto.